Buongiorno a tutti. Oggi vorrei parlarvi di un albo risalente a un anno fa, un recupero, e una coppia di autori molto interessanti. L'albo in questione è questo, Chiara Rosenberg, si legge qui, in corsivo diciamo abbastanza discreto, e sulla copertina campeggia il nome, anzi il cognome di Baldazzini, Roberto Baldazzini, grande disegnatore italiano, coautore dell'albo a tutti gli effetti è Celestino Pes, sceneggiatore. Di Pes, devo dire, si trovano poche notizie in rete, io stesso non ne so molto. Penso che si sia occupato di musica e me lo ricordo anche per un altro fumetto che ha giustamente alcuni punti in contatto con Chiara Rosenberg, è dedicato alla femme fatale Magenta, descritta, diciamo, con diciamo così, con un look che fonde Betty Page e Lydia Lunch, non so se lo stesso Pes sarebbe d'accordo. I disegni in quel caso sono di Nick Guerra. L'albo in questione è edito dalla Cosmo, dall'edizione Cosmo, che è specializzato un po' anche in questi recuperi di storie forse un po' dimenticate, ma io lo lessi negli lontani anni 90, sulle pagine di Blu, non so chi se lo ricorda, rivista di fumetti erotici, che tra l'altro tenne a battesimo il talento di disegnatori adesso anche molto famosi, uno per tutti, Gipi, ma anche Sebastiano Vilella o anche il Ravennate Davide Reviati, tutti nomi che adesso sono attivi soprattutto nell'ambito della graphic novel e che su Blu hanno mosso i primi passi. Chiara Rosenberg, che pure ha una foliazione, come vedete, modesta, sono in tutto 96 pagine, ma ci sono di mezzo dei redazionali, anche una storia che è una sorta di spin-off, e dicevo, era stato pubblicato a puntate, naturalmente puntate molto brevi. Che cosa racconta Chiara Rosenberg, nome, titolo della storia, ma è anche il nome della protagonista, è la bellissima donna che abbiamo visto in copertina, è una donna molto benestante, fa la giornalista, anzi per la precisione si occupa di cinema, di critica cinematografica, all'interno di un giornale che di fatto è proprietà di suo padre, quindi è vista anche un po' come figlia di papà dalle colleghe. È sposata con uno scrittore più grande di lei, con cui ha un rapporto sadomasochistico in cui lei è la schiava e lui il padrone. Una sera, durante una festa, un ricevimento, Chiara non si sente molto bene perché è stata costretta a ingurgitare una specie di intruglio da suo marito durante una specie di rito parareligioso e molto blasfemo. Lei va dopo essersi liberata in bagno, va nella stanza da letto della padrona di casa dove si addormenta e lì viene scoperta da un giovane fotografo che entra nella storia con prepotenza. Vedete, questa è la scena di lui che vede questa donna bellissima sdraiata sul letto, la sveglia inavvertitamente, diciamo in modo non esattamente casto, come rivela questa vignetta, e lei si arrabbia e evidentemente nasce in lei la mistress, tant'è che lo mette subito al suo posto, seducendolo con il suo bellissimo piede velato, e a quel punto nasce un rapporto extramatrimoniale in cui i ruoli si ribaltano. Baldazzini ha un tratto molto anni 50, le sue donne sembrano quasi, diciamo, una versione futuristica e quasi robotica delle pin-up che campeggiavano sui manifesti americani degli anni 50. Successivamente Chiara va a trovare il suo novello amante, lo trova impegnato durante una sessione fotografica, tratta male la modella e lei ne approfitta per fargliela subito pagare, peraltro in modo abbastanza piacevole, devo dire. E Baldazzini, insomma, dà il meglio di sé veramente chiaramente nei momenti erotici. Ci sono delle sequenze assolutamente straordinarie, dove Chiara ha un look, anche se vogliamo più stereotipato, no? Che ci ricorda
lo stesso abbigliamento della Rampling nel Portiere di notte di Liliana Cavani. E poi, insomma, viene fuori la fantasia inarrestabile del suo giovane amante che chiede giochi sempre più estremi, come vediamo. Io sto un po' esagerando, vi sto facendo vedere tutte le tavole che in effetti sono bellissime. Io ho sempre adorato Baldassini e ha anche un tono in altre storie, penso un vecchio fumetto pubblicato nelle edizioni di Comic Art. Insomma, Baldassini era attivo in quel fermento, in quella temperie di riviste tra gli anni 80 e 90, che adesso molto semplicemente non esiste più. Adesso non ci sono più le riviste di fumetti. E secondo me è una perdita incalcolabile, perché pubblicazioni come Comic Art, Orient Express, Corto Maltese, fino in anni più recenti, appunto, Blu, e poi c'è stato un tentativo nei primi anni 2000 con una rivista che si chiamava Animals, ma è durata pochissimo. Insomma, sono tutte defunte. Per me è una perdita incalcolabile perché erano un laboratorio straordinario di nuovi fumettisti. Adesso il laboratorio, forse è quello del fumetto sotterraneo, che arriva a quelli che sono i veri appassionati di fumetto, e questo in qualche modo ci testimonia anche di quanto quella cultura fatta di, diciamo, curiosità, di estro del lettore che andava in edicola, vedeva, veniva colpito da una copertina e acquistava il giornale, la rivista, il fumetto che fosse. Vediamo com'è in qualche modo ormai scomparsa e sostituita dal magma, dal grande caos della rete, dove per orientarsi ci si orienta, ma bisogna essere molto motivati e sicuramente andarsi a cercare le cose. Non è necessariamente un male, però l'impressione era quella dell'esistenza, veramente dell'esistenza di un pubblico appassionato che adesso, anno dopo anno, si fa sempre più impalpabile. Comunque, ho fatto la mia brava digressione, come mi piace fare sempre. Diciamo, beh, Baldazzini appartiene quindi a un mondo del fumetto che in buona parte è scomparso, ma resta la sua incredibile modernità. Chiara Rosenberg ha una trama, opera appunto di Celestino Pes, tenue, è la storia appunto della crisi coniugale di una coppia borghese colta come quella di Chiara Rosenberg e di suo marito, e che ve lo voglio far vedere poi perché è il classico, se voglio, è uno scrittore barbuto, un po' nei modi, no? Un intellettuale dai modi anche rigorosi. E invece lei appunto trova conforto nel suo giovane e innamoratissimo fotografo che ha il solo torto di vedersi sfuggire di mano il gioco. Evidentemente troppo coinvolto dall'amore di Chiara per non farsi sfuggire in mano il gioco e restare vittima delle sue ossessioni. Quindi la storia di un amore borghese, di una crisi che in qualche modo viene tamponata dalla donna con un rapporto extraconiugale che sfugge di mano, soprattutto a causa del ragazzo troppo innamorato di Chiara, e lei, dopo un brevissimo, diciamo, entr'acte che riguarda un detective privato che suo marito le ha messo alle costole, lei di fatto ritorna al nido coniugale, capendo così in un procedimento, se vogliamo, proprio da romanzo borghese, che la sua vera vita è lì. Celestino Pes è molto bravo, secondo me, perché ci mostra diciamo, un suo, magari probabilmente anche un suo fantasma erotico, un tipo di donna dalla quale lui è attratto. Una donna che secondo il termine del BDSM oggi potremmo definire switch, cioè incline sia ai rapporti di sottomissione che di dominazione, e ce la mostra, diciamo, senza idealizzarla. Chiara Rosenberg è una donna bella, disinibita, molto intelligente, ma è anche una privilegiata. E questo privilegio, in qualche modo, il privilegio di lavorare, di fare un bel lavoro semplicemente perché lo si può fare, non perché se lo si è guadagnati, ecco, diciamo. Questo privilegio Pes lo racconta, lo mostra senza edulcorarlo e
visto che comunque si tratta di un fumetto erotico, anche con una certa dose di icasticità. Infatti, a un certo punto la capo ufficio dichiara: questa ve la faccio vedere, ormai vi ho fatto vedere tutto l'album, non serve neanche comprarlo. Insomma, la capo ufficio di Chiara la rimprovera di scrivere articoli troppo complessi. Qui c'è il loro, vedete, il volto con i denti digrignati della sua altrettanto bellissima capo ufficio. La accusa di intellettualismo, di scrivere articoli incomprensibili, e poi la lite monta, monta, e le due donne si mettono le mani addosso, e viene fuori un vero e proprio catfighting che culmina quasi in un rapporto erotico. La spunta Chiara mordendo il sedere della sua principale e neutralizzandola. Questo era quanto volevo dire su Chiara Rosenberg, uscito nella collana I Grandi Maestri delle Edizioni Cosmo nel luglio del 2020. Tanto vi dovevo. Buona giornata.